nella fase anteprima. Buongiorno a Salvatore Attanasio Abitabile, eccolo qua con il suo quadro. Oh, buongiorno Roberta. Abbiamo John, Sarà come prima. Avevamo annunciato, ecco, vedi, c'ho anche il giubbotto. Sì, alla Gris. E questa è Olivia, John e Olivia. Questa è John Travolta e Olivia Newton-John. Sì, Gris. Ecco. E questa è la scena simpaticissima di quando stanno al bar. Quindi questa è un'anteprima, da questa anteprima voi capite che oggi parleremo di cinema. Cinema, tutte le mie avventure cinematografiche che prevalentemente riguardano varie fiction che ho fatto. Sì. E quindi amici, a tra poco. Dopo le news delle ore 11, l'angelo sporco di pittura, Laura cinema. In regia. Cinema. Oggi cinema e abbiamo qui questo dipinto. Sì, perché siamo anche in ripresa video grazie alla regia di Laura e sì. Potete rivedere poi l'intervista. Sul mio canale YouTube Archivio Asa. Archivio Asa, bene. Allora, di che parliamo oggi, Salvatore? Oggi parliamo di questa mia avventura cinematografica. Che gli inizi sono già nel 1994. Inizi nel 94. Nel 94, che però non ho iniziato in realtà, perché niente di meno, a Sorrento, e precisamente sulla costiera amalfitana, sì. Si girava voce che stavano cercando le comparse per il film Only You. Only You. Bellissimo, che io adoro. Però io naturalmente non potevo partecipare nemmeno come comparsa perché stavo per partire per un nuovo viaggio sulle navi. Ecco, questo era ancora il periodo in cui tu ti imbarcavi. Era ancora il periodo che io qualsiasi cosa artistica che cominciavo la dovevo staccare perché dovevo... Ecco, partire. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che questa è la puntata numero 9. Questa è la puntata numero 9. Numero 9, sono 9 puntate che stiamo realizzando radiofonicamente con Salvatore Attanasio Abitabile. Stiamo raccontando la sua storia, non è un'intervista giornaliera, è un'intervista a puntate perché lui ha tutta una storia che parte appunto da quando era proprio un bambino piccolo piccolo. Ispirato dalla zia, faccio questo riepilogo, sai, per chi non ci ha seguito sì. Prima e poi il tuo lavoro che ti porta ad imbarcarti, la decisione di lasciarlo, i viaggi in tutto il mondo, siamo arrivati alla puntata numero 9 dedicata al cinema. Questo film saltò e arriviamo direttamente poi nel 97. Questa volta ero appena sbarcato da un lungo viaggio e mi volevo un po' sbizzarrire. Mm. E vado a finire a Roma con Paolo Bonolis, che faceva tira e molla. Sì. E io naturalmente stavo nel pubblico. Eppure combinai dei pasticci. Partecipavi comunque, ecco. Sì, come pubblico, però là poi tagliarono. Mm. Perché cominciai a fare i complimenti a una ballerina. Poi Paolo Bonolis, nella sua abilità, mi inserì, mi fece ballare. Certo, aveva capito che eri un personaggio. Poi stava a cascare, sì. Quindi poi tagliarono, non se ne fece più niente. Va bene. E questo è il 97. 97. E poi, che ci abbiamo più? È il 2005. 2005. Ci avviciniamo, quindi. Sì, ci avviciniamo ai giorni nostri. Nel 2005, praticamente, c'è il cabaret a Milano. Sì. E quell'avventura andò tutta storta, perché già nel viaggio per andare lì in treno mi rubarono tutta l'attrezzatura. Io c'avevo il vestiario, la macchina fotografica, mi rubarono tutto. E che facevi tu? Come non te ne sei accorto? Dormivi? Bravo, dormivo. E io poi ho detto al controllore, guardate che mi hanno rubato. Ma era un bel sonno di quelli pesanti. Io, una cosa incredibile, napoletano mi faccio rubare. Hai capito? Allora, vado dal controllore e dico, mi hanno rubato, tutto agitato, chiamate la polizia ferroviaria, qualcuno. Ah no, qui è sempre così. Ah, bravi. Era nella normale routine. Potevate mettere un cartello che dice, questa tratta qua è pericolosa. State con un occhio aperto, niente. Quindi arrivo a Milano senza niente. Ospite di questo mio amico che cerchiamo di arrangiare un costume dal suo guardaroba, una cosa disastrosa. Sì. Però andiamo avanti, lo spettacolo deve andare avanti. Deve continuare. Siamo in trasmissione. Dopo le prove incominciano le riprese.
Si tratta di una piccola emittente, era Telenova, Telenova TV. Ma era anche molto importante, Telenova, sì, Milano. Il presentatore era il simpaticissimo Enrico Peruschi. Ma dai, ci prendiamo subito in simpatia, che lui poi è una signora, un personaggio. Senti, ci fermiamo un attimo. Ah, ok, va. Con un po' di musica, eh? Attenti al lupo. Questa l'hai scelta tu, mi devi dire perché. Questa l'ho scelta io perché mi ricordo i favolosi anni 90, che c'entra Grease. Boom. 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 E con Attenti al lupo noi torniamo in diretta con Salvatore Attanasio, Abitabile, l'angelo sporco di pittura, puntata numero 9. Che nostalgia, che nostalgia. Questa canzone è... riporta indietro nel tempo, nei favolosi anni 90. Sì. E quanti degli ascoltatori diranno, che bel periodo, era tutto un po' più magico, io, almeno per me è stato era così. Era un po' più rilassante, meno frenetico, meno... Sì, e c'era anche più fantasia. Meno preoccupazioni, ovviamente, perché eravamo pure tutti un po' più piccoli. Quando quindi... si è più giovani è tutto più bello. Ecco, ricordatelo, amici giovani all'ascolto. Ci troviamo, siamo a Sorrento, c'è tanta magia. Eravamo a Milano però, eh? Vabbè, ma tu mi hai chiesto il quadro. Ecco, allora va bene. Adesso abbiamo preso un espresso, un Frecciarossa e siamo andati a Sorrento. A Sorrento, ecco, appena scesi. Sorrento nel 91. Sì. Cantava proprio Lucio Dalla, Attenti al lupo. E io ricordo... un capodanno straordinario che coronava tutto questo periodo fantastico, sì. Che si svolse proprio in un grande capannone. Eravamo tantissimi, 200, 300, 400, 500 persone, non mi ricordo, ma erano tanti. E la cosa bella è che si arrivava con le moto, con i motorini, proprio come Grease. E poi si ballava, eravamo tanti amici. Era un capodanno amici. Per giovanissimi. Era il 91, capodanno del 91. E quindi Sorrento, c'era la magia, c'erano gli incontri del cinema, sì. Intravidi anche Carlo Verdone, pensa. Ah alla... no, pensavo Laura perché l'hai indicata, no? Carlo Verdone. Perché nel 97 feci la mia prima mostra personale a Sorrento, al Conservatorio di Santa Maria delle Grazie. Sì. E passò lì proprio Carlo Verdone perché c'erano gli incontri del cinema. Poi si girò questo film. Chi ha detto? Un sacco bello. No, non ci ho parlato. Ah no, non ha parlato. No. L'ho visto, l'ho intravisto. E quindi poi si girano film e quindi tutta questa magia. E quindi per ricordare tutta questa nostalgia mi ha ispirato... Anche se Grease poi non è anni 90. Non è anni 90, però è stata la colonna sonora per me di quel periodo. Di tutta quella generazione. Che facevamo... Sì. Allora, lo vogliamo... I cortometraggi, le cose. Li vogliamo far ballare? Sì, vai! Vedete anche il giubbetto ecco. Alla John Travolta. Alla Danny Zucco. Ecco, per essere precisi, alla Danny Zucco. Vai! Rossa continua a viaggiare sulle onde di Grease. Noi torniamo da Sorrento, ripartiamo e andiamo di nuovo a Milano. A Milano. Sono scesa a Sorrento per rispondere alla tua domanda. Adesso ecco. Vi salgo su. Siamo a Milano. Attento ai bagagli, mi raccomando, Salvatore. No, questa volta salgo senza. Ecco, va bene. E quindi ci troviamo a Telenova. C'è il programma che si chiama Lista d'attesa, sì. Presentato da Enrico Peruschi. Allora, qui, come ho detto, è andato tutto storto perché mi hanno rubato in treno. Arrangiamo con il vestito. Le prove, ci fu poco tempo per fare le prove. E vado... Una serie di situazioni. E per finire, dopo che ho fatto il mio pezzo, sì. Che era un pezzo, diciamo, che andava un po' contro, faceva un po' di polemica sul lavoro femminile. Mi venne questa cattiva idea di fare questa cosa. E allora... Com'è? Allora, ispirato perché? Durante le prove... Ste cattiverie. Come... No, ingenuamente. Ah, ecco. Durante le prove, tutti amici,
e feci amicizia con una donna che lei cantava. Sempre queste donne però, allora, ce n'è una in ogni porto ma anche in ogni stazione. Guarda, ci sono 7 donne per un uomo, prima o poi per forza capita. Vabbè. E feci amicizia naturalmente con questa ragazza che lei cantava. Però dopo il mio pezzo, lei mi cominciò a guardare già con una faccia un po' irritata. Sì. E io gli chiesi, allora che ne pensi, come è andata? E lei mi rispose con la stessa frase che usai nel mio pezzo, cioè sporco maschilista troglodita. Troglodita? Troglodita. Oh, allora lì proprio hai chiesto, ma che mi stai dicendo, no? Perché era una polemica che tutte adesso che facevano gli avvocati, le dottoresse, che facevano anche i soldati, facevano un po' di tutto. Allora io per fare una polemica fuori luogo, e ci rimase un po' così sta ragazza. E quindi proprio andò tutto storto. Poi mi feci le fotografie. Ma troglodita! No, era la frase del mio pezzo. Ah, era la frase. E lei mi rispose con la stessa frase che avevo usato io. Hai capito. Per dire, ah bravo, sei stato gentilissimo, praticamente. Vabbè. Quindi un disastro totale. E che hai fatto? Sei ripartito? No, me ne sono tornato giù. Che poi, tra l'altro, c'era la possibilità anche di fare un programma lì a Milano, di continuare. A Telenova. Perché a Beruschi gli ero simpatico. Infatti chi va a vedere il video, c'è un video sul mio canale YouTube Archivio Asa, e c'è Beruschi che lui come voto mi dà 10, anche se quella votata non la vinsi, però sul piano, perché fu un cabaret un po' metafisico, però lui piacque molto e mi voleva per altre puntate, soltanto che io poi come al solito dovevo rimbarcare, cioè avevo sempre il progetto della navigazione e quindi anche quella saltò tutto. Caro Salvatore, fermiamoci un attimo, sì. C'è la pubblicità, poi c'è Zucchero con le mani, e poi torniamo. Anche questa l'hai scelta tu? L'ho scelta io perché le mani si usavano molto durante i tanti spot, eccetera. Non lo vogliamo sapere, a tra poco. Lo diciamo tra poco. Allora, Salvatore Attanasio Avitabi è l'angelo sporco di pittura, come vedi mentre siamo in onda poi accade che ci contattano, abbiamo tante situazioni legate proprio sempre alla cultura, al teatro, al cinema. Oggi però dedichiamo la puntata al cinema, anche se forse dopo facciamo una parentesi piccola in teatro. Torniamo al tuo sempre ai tuoi viaggi. In tema, sempre allora, in tema. Questo Freccia Rossa, dove ci porta ora? Questo Freccia Rossa, ritornato da Milano, dobbiamo fare un salto temporale. Sì. E ci troviamo sempre nell'ambito della fiction, qui a Civitavecchia. Oh, siamo alla stazione di Civitavecchia. Sì, perché Civitavecchia si sono girati tanti film. Sì, certo, ma da sempre. Da sempre, poi con questo ne parliamo. Già dal bianco e nero, insomma. Ne parliamo anche la prossima puntata. Sì, perché abbiamo tante informazioni a riguardo, ma anche dei contatti forse da fare. Allora, praticamente... Civitavecchia. Ci troviamo... Come arrivi tu a Civitavecchia? Questo mi incuriosisce. Come arrivo? Come arrivi? A parte col treno. Perché? Perché sono a Civitavecchia. E questa devi vedere la prima puntata sul mio canale YouTube. Lì c'è, Allora devo andare a vedere la puntata e ne parliamo la prossima. Sì, è una lunga storia, se no non ce la facciamo a raccontare tutte queste cose. Praticamente qui a Civitavecchia, nel carcere, proprio qua vicino a Radio Blue Point, sì. Si girarono diverse scene del generale della Chiesa, sì. Con il grande Giancarlo Giannini. Sì. Ora, quando io ho saputo che ci stava Giancarlo Giannini, naturalmente mi sono precipitato perché è uno dei miei attori preferiti. Allora, in questa occasione io facevo la comparsa e ero un carabiniere. Mi è capitato diverse volte di fare... Stavo vedendo un'esclamazione, ma me la trattengo. Lei mi ha capito al volo. Vabbè. Diverse comparse che ho fatto, mi è capitato di fare il carabiniere. Ce la faccio da carabiniere, non lo so. Comunque sia, ci sono queste riprese dove io praticamente l'aiuto regista
non so per quale motivo mi piazza proprio dietro di lui. Soltanto che in quel periodo io avevo momentaneamente smesso di navigare nel 2007. Sì, siamo nel 2007. Nel 2007. E quindi era anche un modo per arrotondare, per pagare la bolletta. Sì. E allora io... Aiutava, diciamo. Ecco, allora che succede? L'aiuto regista mi mette proprio dietro di lui, cioè mi mette in una posizione da fare un'inquadratura straordinaria. Però io per poter ritornare, per non bruciarmi la faccia, sì, per poter partecipare il giorno successivo, piano piano via mi sposto e mi metto nei margini. Però questa è la scena dove lui parla con questa squadra di carabinieri dietro. Durante le pause io mi avvicino, che io sono una persona timida, no? Mi avvicino e dico... Non sembrerebbe, Ah, maestro... Così, timido, così, Laura, faccio mille complimenti, le volevo fare una cosa. Giannini. Sì, e dico, io le volevo, ho preparato una cosa per lei, e lui ci aveva una voce, vabbè, distaccata. Facciamolo vedere cosa poi hai preparato. Aiuto regia, se ce lo passi. Guarda, è tremendo, aiuto regia, ci passa ora. Il quadro, eccolo qua. Questo qui è un quadro. Chi c'era il quadro? Giannini, allora, questo qui è un quadro particolare, sì, che è ispirato da un film per la televisione di Linevert Müller, che praticamente lo chiamava spesso a Giannini. Questo film si chiama Francesca Annunziata, e che era del 2002, con Sofia Loren. E in questo quadro ci sarà Raul Bova che vediamo, Claudia Gerini e lui. E Claudia, ecco, non individuavo lei, ma è Claudia Gerini, ora che me lo dici. Vabbè, in questa versione pop non sono molto riconoscibili. No, sono riconoscibili, però insomma... Ecco, allora io disse... Giannini è proprio lui, Disse a Giannini, guarda, io manco a farla apposta, perché questa l'avevo fatto prima, ho fatto un quadro su di voi di un film che ve lo volevo far vedere. E lui c'aveva un'aria, diciamo... distaccato, non dava confidenza, diceva sì, va bene, vediamo, così così, no? Io prendo la palla al balzo, perché ormai gliel'ho detto. Prendi il quadro. Ecco, il giorno successivo, che c'erano altre riprese, io durante la sera gli faccio un ritratto, sempre tratto da questo film, che lui sta qua a bombetta, e la mattina seguente lui stava ancora nella roulotte camerino, fuori al carcere. Che faccio? Mi presento con questo quadretto e vado lì. Sulla porta fuori c'era il suo autista personale. Sì. E gli dico, guarda, ho portato un omaggio a Giannini, ci ho fatto il ritratto, se glielo posso dare. E lui dice, ah, è carino, aspetta un attimo, adesso io porto, vediamo. La reazione. Vediamo. Allora lui entra col quadretto mio, 2 o 3 minuti interminabili, esce direttamente fuori lui. Giannini? Sì. Dice, ma chi è questo? Ma, cioè, si cambia completamente. Ieri, con le braccia aperte. Simpaticissimo, che bella cosa. Mio, non te l'ha detto, fammi un buco. Mi invita in camerino. Anche io poi lo gonfio di complimenti, perché mi è sempre piaciuto il suo modo di recitare, così così. Ci facciamo la foto, lui come un amicone, dici, e mi disse questa frase particolare. Dice così, ieri non avevi la faccia di uno che sapeva disegnare, è rimasta impressa sta cosa. Tu mi ha fatto un complimento. Avevi un'altra faccia il giorno prima, non aveva capito. Non aveva capito che era un pittore. Bene. E mi fece questo complimento. E poi quest'altro l'ha visto anche questo? Quale? Questo che abbiamo fatto. No, questo no. Glielo accennai, però lui... Nella ci fermiamo, ci fermiamo, perché era anche l'anno della paranza, il 2007. Che è stato a Civita Vecchia qualche settimana fa con il suo spettacolo Città della Paranza. Io lo vado a ricontattare, perché domani al Teatro Claudio di Tolfa, Nino Taranto, buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene, siamo in diretta, io, te e Salvatore Attanasio Evitabile, che è il nostro angelo sporco di pittura, ogni giovedì ci racconta le sue avventure, ma noi ne abbiamo un'altra oggi da raccontare, poco fa, ecco. Ciao. Buongiorno. Allora, poco fa mi ha contattato l'assessore Cristiano Dionisi di Tolfa, assessore alla cultura, e mi ha detto che tu domani sei al Teatro Claudio, Nino.
Sì, domani sono a Teatro Claudio con lo spettacolo Il figlio del prodigo, che abbiamo già fatto al Teatro Gasma di Civita Vecchia. Sì. Sta andando molto bene, molto divertente lo spettacolo. Lo stiamo portando anche al Teatro Claudio di Tolfa, quindi domani vi aspettiamo, per chi se l'è perso a Civita Vecchia, vi aspettiamo assolutamente a vedere questo spettacolo, che devo dire, non perché l'ho fatto io, ma è veramente molto divertente, molto... Ecco, ricordiamoci, sono dei personaggi particolari, la cinesina, ecco, la storia è questa, sono io che personifico me stesso, praticamente un comico, sì, che ha un figlio che viene dal Giappone, che era partito in Giappone, è stato 15 anni in Giappone, poi fa il comico in Giappone. Perché partire, perché si è innamorato di un giapponese. Ah, giapponesino, ecco. E mi porta tutte le usanze giapponesi in casa, e quindi questo scontro generazionale con padre e figlio che si conoscono poco, ma anche con due generazioni diverse, alcuni tipi, due tipi di cultura diversa, che è quella italiana e quella giapponese. Quella romana, sì, e quella giapponese. Hai capito? Che abbinamento! C'è questo gioco che funziona tanto e fa tanto sorridere. Bene, allora... Sono un fasciullo, Sono un fasciullo che fa la parte di mio figlio e mi racconta, insomma, lì è casa di bonsai, quindi qui è la casa piena di bonsai. Deve essere molto divertente. Anche la scenografia è molto carina. Bene, ma allora, già a sentirlo in radio questa voce calda, già lui è un doppiatore di prima, il nostro Nino Taranto. E come va il mondo del doppiaggio, Nino? Beh, guardate, io purtroppo, nonostante questa voce, non ho mai fatto doppiaggio. Faccio teatro. Fai teatro. Faccio televisione, eccetera, ma doppiaggio se mi sarebbe piaciuto tantissimo. Doppi te stesso, dai, vai. Ti doppio. Il cabaret che non è facile. Non è facile il cabaret, davvero. Beh, no, far sorridere non è una cosa facilissima. Di questi tempi, poi. Dai. Allora, domani tutti al Teatro Claudio di Tolfa con Nino Taranto, il figlio il prodigo. Nino, grazie. Grazie a voi, vi aspetto numerosi. Ciao Nino, ciao. Ciao. Anche a te, ciao. Eccoci qua in diretta di nuovo, stamattina è così, la radio a porte aperte e anche a microfoni aperti. Do il buongiorno a Cristiano Dionisi, Salvatore Atanasio Vitabile in studio con me. Cristiano Dionisi è assessore alla cultura di Tolfa. Buongiorno Cristiano. Buongiorno. Allora, ci siamo appena collegati con Nino Taranto a Roma, dove abbiamo ovviamente ricordato l'appuntamento di domani al Teatro Claudio con questo spettacolo divertentissimo, Il figlio al prodigo. Sì, uno spettacolo che stiamo attendendo da tutta la stagione teatrale praticamente, sì. È una stagione ricca di appuntamenti e con vari generi teatrali, chiaramente spiccano quelli gli spettacoli, insomma, tutti da ridere, sicuramente sarà uno spettacolo tutto da ridere, quello di domani. Nino Taranto, che ormai è un amico di Tolfa, perché è venuto più forte sia a Claudio sia sul palco estivo della villa comunale, dell'anfiteatro della villa comunale, e quindi c'è fermento, attesa, e sicuramente sarà una serata straordinaria, un'ulteriore serata tutta da ridere, da godere nel nostro teatro, no? Che sì. Ha ospitato nello scorso fine settimana le Olimpiadi della cultura e del talento. Grande successo anche quest'anno. Grande successo per le Olimpiadi, quindi complimenti a tutta l'organizzazione, come sempre, capitanata da Alessandro Battilocchio. Allora, Cristiano, appuntamento a domani. Se i nostri amici vogliono una serata divertente, l'appuntamento è al Teatro Claudio di Tolfa, con questa famiglia che viene rivoluzionata dall'arrivo della giapponesina. Insomma. Già da ridere, sì. Già leggendo quella di Nozzi, poi vabbè, insomma, con Nino c'è un rapporto ormai di amicizia, no? Sì. E emerge una, non solo il genio di Nino Taranto, che è veramente eccezionale nello scrivere e nel poi tenere gli spettacoli, ma anche tutto quello che è un diciamo un po' il senso della contemporaneità, no? Quindi
di raccontare delle storie che sono storie che ormai viviamo quotidianamente nella globalizzazione, certo, e che poi ritornano sul palco con un sottofondo di ironia, ma anche di riflessione allo stesso tempo. Bene, appuntamento quindi domani sera al Figlio il Prodigo con Nino Taranto al Teatro Claudio di Tolfa, grazie all'assessore Cristiano Dionisi. Grazie a tutti voi, un saluto e a presto. A presto, ciao Cri. Allora, Salvatore Attanasio Evitabile, torniamo a noi, dobbiamo fare la chiusura di questo appuntamento, nona puntata di oggi, andiamo a chiudere come? E chiudiamo nel ribadire che veramente Civitavecchia e tutto il comprensorio... E pare che funziona, sì, e non da oggi. No, da sempre. Dicevamo, Civitavecchia ha anche una lunga storia cinematografica. Sì. Molte volte vengono qui a fare riprese. Molti registi la scelgono, ma non solo italiani, anche stranieri, certo, perché comunque c'è un coinvolgimento. E Civitavecchia è bella, io l'adoro, l'ho sempre detto. Vabbè, grazie, grazie. Noi siamo civitavecchesi, Laura è umbra. Santa Marinellese. No, anche io un po' Santa Marinellese e un po' marchigiana. Okay. Non so come sono poi capitata a Civitavecchia, vabbè. Questo succede nella vita, ma tu allora parliamo di te, da Napoli, il mondo, frecce rosse, frecce bianche. Tutti i colori. Va bene, Salvatore, chiudiamo dicendo cosa? Ci vediamo alla prossima puntata, continuiamo a parlare di cinema, di vari spot che ho fatto in televisione e di tante fiction. Quindi che sono fatte anche qui a Civitavecchia. La puntata numero 10, importante numero 10 da seguire. Sai che faccio oggi? Saluto con te, l'appuntamento con me per domani mattina, venerdì, su Radio Blue Point. Grazie a Laura in regia, a Salvatore Attanasio Evitabile. A domani. Ciao!